fatto che è una delibera, dovrebbe essere presa nella sua semplicità, si riducono le tasse, in un momento in cui ridurre le tasse è un elemento importante, è anche un segnale importante, ma poi è un segnale importante in senso anche anticiclico rispetto al momento, perché è vero che adesso in questo momento temporale ci sarà un'eccedenza dell'offerta sulla domanda dei posti, però cioè, il trend economico è chiaro a tutti, no? Qui le attività stanno chiudendo, le partite IVA stanno chiudendo, per cui dare un segnale anticipatorio rispetto a un trend che è negativo, non c'è una cosa più positiva di un elemento del genere da parte di una pubblica amministrazione in questo momento storico, perché aspettare che l'ambulante ha chiuso per poi ridurre le tasse ovviamente non ha senso. Nel momento in cui invece riduco le tasse, anche se di poco, questo è un segnale per un imprenditore che intraprendere di più. Poi per quanto riguarda il beneficio sui siede a propria terrata, anche questo dal punto di vista imprenditoriale sicuramente c'è questa discriminazione nell'ipotesi in cui venisse fatta la formulazione del consigliere Broccatelli, ma in realtà qui il beneficio va della cittadinanza, perché nel mercato vengono venduti dei prodotti a dei prezzi più concorrenziali rispetto ai negozi in sede fissa, per cui se io anticipo quello che è purtroppo un trend negativo come amministrazione come segnale, non può che essere un beneficio delle imprese ma anche per tutti i cittadini. Grazie consigliere, non ci sono più interventi, passiamo a voi. Modifica regolamento cosa per voti favorevoli. Un brusio, Jeff. 10 favorevoli, contrari, 3 contrari, astenuti, 2 astenuti. Immediata sì. Voti favorevoli, 10 contrari, 3, sempre 3 contrari, 2 astenuti. Grazie, il consiglio approva la delibera numero.